Vai. Peccato che la strada per andare a c***o sia un'altra. Allora, oggi è il momento buono di dimostrare quanto sei sul pezzo, quindi dai, fai quello che devi fare. Ciao a tutti, io sono i Legend, io sono Marco. Allora, adesso che oggi c'è, cioè, facciamo un video, che è un tipo di video, la... quello lì forse più avanti, però la... Facciamo. Oh, bravo. Adesso spiegalo tu che cos'è. Che cosa ci faremo mai con una band? Soffio il naso. No. C'è la mia regola intorno alla testa e fare i coglioni. Il tema di oggi è quanto ognuno di noi conosce quello che tocca, quello è la propria casa, la propria... Noi non abbiamo una scala massima o minima. Ah, that's my body challenge. Ma che my body? Il legend body non lo tocchi. Sta giù. Oggi facciamo una prova. Secondo la quale, allora, in una scala da proprio minimo, dal minimo al massimo, che il minimo coinciderebbe al ignobiltà e in alto corrisponde al fatto che conosci in verità tante cose della casa, ma anche quello che tocchi. A livello drogato, cioè, te come ti definiresti? Normale. Avrai capito alla fine di questo che la sfida di oggi sarà toccare gli oggetti della casa e riconoscerli quando sei bentato. Solamente dato che il video, se no, verrebbe troppo lungo, uno dei due a farlo, perché altrimenti sì, ovviamente chi è che lo farà? E ci affideremo alla sorte. Faremo bim bum bam. Ma io pari! Io disparo. Bim bum bam. Io ho fatto dispari. Ragazzi, la sfida è toccata a me. Che cavolo di persone che sono! Ah, l'ho scorreggiato. Senti, sa di Inter. Come la vuoi, sopra le orecchie sotto? Sopra? Ok, non ci arrivi. Relax. Take your time. Ci sta? Sai che sembra un down? Dai, hai due fiati. Incredibile, no? No, dai, si vedi qua? Sì, no. Questo è il primo oggetto. Allora, io aspetta, prima di tutto, io spero che questa cosa per me non sia difficile, che non mi dai oggetti no, sto cavolo. Vai, che vai, mi ha cattato la pappa. È davanti a te. No, sul tavolo. Davanti a te. Non mi cade. Davanti a me c'è la telecamera. Dai, cerca. Dai, cerca! No, non è quello, quello è il telecomando. Dio, lascialo! Guarda che ho venuto giù! Dai, cos'è? No! No, non è aglio! Eh? Non è aglio. È aglio. È aglio, sì. Mamma mia, che puzza. Possiamo farti anche assaggiare. Dai, Luca, sto muovendo a profusione. No! Senti che Inter! Vecchio, che Inter! Vai di là e amala. Innanzitutto puntualizziamo, io sono 1-0 sulla prossima sfida che dovrai affrontare. Questo c'è cosa su. Grazie. C'è la sorpresa? Sì. Un Kinder. No, questa non mi indovinerò mai. No, messo? Ma che cazzo? Sì, c'è. L'hai presa la cucina? No. No, aspetta. Sembrerebbe quasi... È una scatola questa, eh? No, mia fai. Mamma mia, che cos'è? E il fatto è che mi viene anche la tentazione di aprire gli occhi e così via di vederlo. Io invece sto comportandomi esattamente come un cieco. Cioè, vado alla cieca adesso io. Vai. Mi fido ciecamente. Ho fatto una battuta. Cos'è? No, aspetta. C'è qualcosa qui dentro? No. Queste sono matite. Quindi cosa sarà mai? Cos'è il tuo astuccio? Il matitaio. Sì. Il cavolo. Non lo
so. Cos'è? Ma è trasparente la copertina? No, non lo so più. Guarda che ti giuro che quando monterò il video che ti vedrò prendermi per il c***o. Vai. Ti giuro che grazie per l'aria. Vai. Non guardare. Non guardo. Ma che cosa porta matite? Oh, è un fenomeno. È una custodia, avevo detto, una custodia per le matite. Siamo a due. Due contro zero. Posso perché adesso ti prendo bastonate. Dai, fammi vedere cos'è. Da dove? Allora, io già c'ho paura. Ci sono due estremità, vuoi iniziare dalla più morbida o dalla più dura? Direi dalla più dura. No, morbida. Dov'è? Dov'è? Questo lo so che cos'è. Dai. Questo è un pennellino che usi per stendere l'olio sulla roba. Dai. Ciao. La cosa anche che mi dà più è che si è messo d'accordo con mia mamma per fare questo genere di buffonata, capite? Dai. Cioè mi vuole rendere ancora più ridicolo. Dai, tranquillo. Vuole che non indovini. Tanto questa io, dato che sono drogato, ho capito subito che è una spugna. Bravo. SpongeBob! Eccolo qua. Questo è difficile, Ti dico subito che chisto è. Fammi vedere che poi te lo dico che è difficile, perché io sono un campione del mondo. In questo challenge io sarei capace di sfottere tutti gli youtuber. Vai, adesso vediamo chi si sfotta. Tutti gli youtuber del mondo. Bravo. Che s***o. Questo è un oggetto. Ciccio. Vai, sfotti. È un oggetto piccolissimo. Questo sembra tipo un buchino. Che cos'è? Non lo so. Ma dove cazzo hai preso? Che cos'è? Allora, facciamo che adesso cronometro la rovescio. Ti lascio altri 30 secondi. Aspetta, almeno 40 secondi. No, sta zitto. 40. Com'è che si fa? 40 qua. 40 vuoi? 45. No, famo 40. Uno gli dà la mano e spende il braccio. Vai. Cazzo, mi ho messo 40 minuti. Questo sembrerebbe tipo il tappo di una colla. Ma che tappo di una colla? È una... Ma che cazzo? Tempo scorre! Questo non ne indovinerò mai. Dai. Questo... Tanto vuoi sfottere. Questo è un buco. Questo sono due buchi. Sì, che te non c'entri neanche. Cioè, è meno male, secondo me c'entra il tuo membro qui dentro, sì, cioè, sì. Perché non è mica possibile. Vai, tranquillo. Cioè, ma cosa sono le tue mutande? Le mie mutande sono così piccole. C'hai un membro che neanche si vede. Ah, sì? Allora, questo che cosa potrebbe... Ah, io ne sono sicuro, guarda. Tempo scaduto. Che cos'è? Aia! Dimmi che cosa. Adesso però mo mi dici che cosa. No, togliti la cosa. Dimmi se la riconosci. No. Che cosa sarà mai? Ah, il coso della fialetta. Ultimo. Allora, oggetto. No, 4 oggetti indovinati su 6. Dai. Questa è una crema. Non puoi usare. È una crema. Però? Questa è una cram. È specifica. È le petit cram. Viene da Cremona. È di Cremona. Mi fa venire voglia di aprire la finestra e buttarmi. Questa è una crema di Cremona. Sì, devi essere specifico. Cioè, non so che cos'è. Non è neanche crema. Allora. Non è crema. Questa. Non c'è scritto crema. Se la cram della cram. No. Allora, questa è una crema che usi tu quando ti... Mi depilo. No, quando ti lavi che devi metterla contro i brufoli. Ma non c'è brufoli. Lo dici tu. Un detergente, cos'è? No, cioè è un ammorbidente, però come si chiama anche? È morbidente. Un ammorbidente per mani, chiamato? È per il tuo flusso mestruale. Vuoi che ti dia un consiglio? No, una morbidente. Ho capito che è una morbidente. È una crema per le mani. Ma sì, è una crema per le mani. Lo metti sempre nella pasta. Una panna. Sì, una panna. Ma che cos'è? È la panna montata sulle mani. La panna montata è buona, però questa cosa profuma. Si sente da qua. Profuma, è una crema, è un ammorbidente.
È la crown della crown. Sì, però come si chiama anche ammorbidente? È la crown della crown. Sì. Ammorbidente si chiama... Dai Luca. La crown della crown. Ma basta! Niente zuccherino, dopo? Dai. Lo zuccherino lo mangio comunque. No, poi non lo mangio lo zucchero, lo assumo. Vai. Dai che c'ha qui fatto. Questa è una... Sai un ammorbidente per le mani? Come viene anche chiamato? Un ingrediente che metti anche nella pasta. La pasta ci metto l'uovo. Ci metti l'uovo qui dentro. La pasta più semplice che possa esistere, cosa ci metti? Lo spaghetto. Il pomodoro. Sì, sì, sì. Per la pasta ci vuole la pasta. E al pomodoro? O ragù? Cos'è ragù? Ma cosa vuoi che sia ragù? L'ho preso dal bagno? Se è un ammorbidente per le mani, può essere un ragù? Certo, il pesto allora è dal bagno. Ho preso il pesto, no, perché c'è un pesto bagno. Io c'è, no, scusate, ma in bagno ci si impesta, scusate, il bagno si impesta di puzza, quindi questo può essere solo pesto. No. Allora, l'uomo in bagno è una bestia, ma questa cosa io Luca, è per le donne. Allora, ho capito che è per le donne. Se è un ammorbidente per le mani, guarda, c'è anche mia madre che no. Mia madre, tua. Sì, te e lei che vi siete messi in comune. Sarà ammorbidente per le mani. Burro! Oh. Il burro! Il burro per. È per sto c***o. È per la cervicale. Un burro per. Per le unghie! Per le unghie. Anzi, ma cos'è? Io direi per lo strato lucido della pelle. No. Cioè, sì, ma in quale zona? Sì, l'epidermide, vuoi dire? No, anatomica, scienziato. Il palmo. Non il dorso. Che cosa c***o comprende palmo e dorso nell'insieme? Le manine. Detto in un modo normale? La mano. Quindi è? Il burro per le mani. Bravo. Il video dunque finisce qui. Grazie a tutti per la cortese attenzione. Slegami per favore. No. Slegami. Sono tornato a vedere. Allora, come vi dicevo, il video oggi finisce qui. Vi raccomandiamo di lasciare un bel like, iscrivervi al canale, commentare il video. Naturalmente vi porteremo nuovissime challenge con questo tipo di sfide, tipo indovina i sapori, indovina la mia parte del corpo. Voi dovete lasciare like, iscrivervi al canale. Io riuscirò finalmente a menarlo, a pestarlo una volta per tutte. Lo scoprirete nel prossimo video. Rimanete connessi!